California, terra di spiagge meravigliose, il Golden Gate e scienziati lungimiranti. Immaginate un futuro con colonie di medici robot delle dimensioni di una molecola. Per la prima volta avremo strumenti medici di precisione e di dimensioni molecolari. Credo che le possibilità siano infinite. Saremo in grado di lenire e curare in modo tale finora mai successo. Avremo un team di cardiochirurghi ed una pillola da ingerire invece di tagliare ed aprire come si fa negli interventi a cuore aperto. Microscopici robot chirurghi molecolari interverranno sul cuore per poi uscirne in maniera del tutto naturale. Rimarremo in salute raggiunti 100 anni e staremo in salute raggiunti 150 anni. Robot molecolari che navigano nel nostro corpo rendendoci superumani? Fantascienza sicuramente. Beh sì, ma solo per il momento, dicono questi scienziati. Davvero abbiamo già dei nanorobot nei nostri corpi che sono naturali. Per vederli abbiamo fatto visita a Drew Barry, animatore scientifico. Ho iniziato come biologo cellulare per poi passare all'animazione quando mi sono reso conto della richiesta di visualizzare cosa succede su scala nanometrica. Queste animazioni scientificamente accurate forniscono un'incredibile visione di ciò che sta succedendo dentro alle cellule corporee. Questi percorsi qua sono parte della struttura interna della cellula. Queste piccole molecole che corrono lungo questi percorsi sono molecole vettori di tipo diverso che stanno portando pacchi camminando lungo questi percorsi. I chinesini che corrono in una direzione si muovono a senso unico e i dineini, che sono quelli verdi, vanno verso la parte opposta. Ma guarda, sembrano dei micro-robot che vanno in giro. Beh, questo è come appare il nostro corpo su scala molecolare. In senso lato siamo fatti da diverse macchine molecolari che lavorano per creare un essere vivente. La biologia, la natura, fornisce un modello per quello che possiamo costruire. Così quando guardiamo alle cose che la natura ha creato, sappiamo che può essere ricreato. Quello che ancora non sappiamo è come. Potremmo intrufolarci nel lavoro di madre natura per creare le nostre macchine molecolari artificiali? Beh, Ralph Merkel sicuramente crede che sarà possibile. Lui immagina cellule sanguigne artificiali. Queste sono come delle cellule sanguigne normali, che però possono portare ossigeno più di 100 volte. Con la loro circolazione nel sangue sarebbero possibili delle imprese miracolose. Consentirebbero di trattenere il fiato per più di un'ora. E con più ossigeno non ci rimarresti secco subito dopo un infarto. La prima reazione sarebbe: oddio, il mio cuore si è fermato. E probabilmente chiameresti tuo dottore dicendogli: il mio cuore si è fermato, cosa devo fare? Ralph ed altri ricercatori hanno anche iniziato a ridisegnare le parti microscopiche delle macchine molecolari. Le hanno testate in un simulatore per verificare che siano fisicamente realizzabili. E qualora ciò fosse possibile, verranno poi prodotte su scala. Questa è una pompa molecolare. E questo un tipo di motore, un motore planetario. Quelle piccole sfere colorate sono atomi individuali. Ora, se potessimo costruire questo motore planetario, dovrebbe funzionare poiché ciò che dobbiamo vedere sono i risultati del modello molecolare. Non possiamo ancora costruirle, ma a Los Angeles robot molecolari hanno fatto passi da gigante. Gli scienziati hanno utilizzato una tecnologia che permette ad un ricciolo di DNA di essere piegato in forme diverse, stile origami. Prendiamo quel lungo ricciolo di DNA e lo fissiamo utilizzando tantissimi minuscoli riccioli di DNA per creare una forma che vogliamo fare. Possono fissare il DNA in qualsiasi forma desiderata, anche faccine sorridenti. Nadine Debbie ha utilizzato la stessa tecnologia per creare un piccolo robot DNA. È come un tagliaerba che si muove lungo un altro ricciolo di DNA, tagliando erba di DNA mentre avanza. Lo posizioniamo sulla superficie di ciò che va a tagliare e inizia a contorcersi cercando pezzi da tagliare. Posizionare i riccioli d'erba precisamente dove si vuole è la chiave.
Possiamo posizionare questi in un ordine predeterminato, così possiamo controllare il robot e dire al robot se vogliamo che vada dritto, girare a sinistra o girare a destra. Sotto una potente microscopica forza atomica si possono ottenere questi tagliaerba microscopici. Il robot è il punto bianco e quello è il suo percorso. In ogni fotogramma potete notare che si sta spostando. Certo, c'è un bel po' di strada da fare per arrivare al lavoro svolto da Madre Natura, ma Ralph Merkel crede che il percorso verso queste macchine arriverà dai microscopi a scansione. Questi apparecchi consentono di spostare gli atomi piazzandoli dove si vuole. Guardate qua. Questo è un disco di silicio comunemente utilizzato nell'industria della microelettronica. In natura lo si trova ricoperto di uno strato di atomi d'ossigeno, quindi si estrae un pezzo mettendolo in questo apparecchio che elimina l'ossigeno per poi passare un gas di idrogeno atomico che forma uno strato liscio di atomi di idrogeno sul silicio. Lo si può notare al microscopio, le sferette sono i singoli atomi di idrogeno. Adesso tentiamo di rimuovere un singolo atomo dalla superficie. La punta estremamente fine del microscopio si sposta sulla superficie, rimuovendo gli atomi di idrogeno uno a uno. Eccoci, potete vedere che sta apparendo la linea degli atomi. E seguirà questa linea. Questa è veramente una fila di atomi che ho creato, o è una fila di atomi di idrogeno che ho rimosso per rendere visibile il silicio sottostante. Spostando gli atomi manualmente, Sudhu può scrivere ciò che vuole, anche il più piccolo logo mai inventato, una linea larga quanto un atomo. Adesso i ricercatori qui stanno lavorando in due dimensioni, muovendo gli atomi sulla superficie del silicio. Non stanno sviluppando nanomacchine, ma piuttosto nuove tecnologie computistiche. Ma essere in grado di posizionare atomi con precisione in tre dimensioni è ciò di cui si ha bisogno per costruire le nanomacchine di Ralph, e ha previsto che è esattamente ciò che accadrà. Da un momento all'altro mi aspetto che qualcuno finisca sulla copertina di Science o Nature con una struttura a tre dimensioni costruita utilizzando questa tecnologia. E allora si inizierà la corsa. Dobbiamo solo attendere di vedere quali meraviglie della fantascienza il futuro ci porterà.